Eccellenza, oggi un giorno fantastico per l'intera comunità di Crognaleto, 400 anni dalla nascita di quello che poi si è rivelato un luogo di culto, la Madonna della Tibia. Grande festa, una messa, una fiaccolata e naturalmente anche un momento istituzionale con la presentazione di un libro che racconta tutte le sfaccettature di questa chiesa della Madonna della Tibia. Sì, perché grazie al riordino ancora in itinere ma importantissimo dell'archivio diocesano è stato possibile, con la collaborazione del professor Rogero dell'Università e dell'archivista della diocesi Francesca Petrella, di reperire proprio i documenti originali partendo dal 1600, i quali si attesta qual è stata non solo l'attività di questa chiesa ma anche attraverso le visite pastorali, come era mantenuta, come era officiata quando c'era anche un'abbondanza di clero, eccetera. Per cui riscoprire oggi queste tradizioni e soprattutto percepirne, visto l'interesse che la comunità del luogo ha manifestato, vedendo anche il filmato si capisce che ogni anno in questa data avviene qualcosa in questo territorio, ma soprattutto ecco, con una consapevolezza che non fa più parte di una tradizione orale che può avere la sua importanza, ma con una documentazione che aiuta a capire come è avvenuto la formazione sia di questa chiesa sia della devozione della Madonna, sia il nome stesso della Tibia. Il primo cittadino di Crognaleto ha chiesto a gran voce, non solo lui, l'intera comunità, che questa chiesa possa un giorno diventare un santuario. Io rispondo con molta semplicità che non è questione di denominazione, ma di vera realtà spirituale che si vive. È chiaro, essendoci questo movimento di popolo, essendoci questa documentazione storica, ci sono un po' tutte le premesse perché ci sia un santuario diocesano, però è sufficiente il titolo o è indispensabile che ci sia veramente da parte della comunità una risposta non limitata ad un giorno all'anno, ma anche più frequentemente? E mentre dico questo alla comunità, poi dico al vescovo: ma ci sono i sacerdoti per? E allora, cari miei, ricordatevi che il clero tende a diminuire, è molto avanti negli anni, c'è spazio per tutti, ma soprattutto per chi sente una vocazione a giocarsi la vita al seguito del Signore come gli apostoli.